Abbiamo fatto Consiglio dei Ministri questa mattina, Consiglio dei Ministri Lampo, per la dichiarazione di stato di emergenza. Come sapete, la dichiarazione di stato di emergenza è un atto giuridico fondamentale per consentire subito la possibilità di procedure che accelerano dal punto di vista degli aiuti immediati. Già ieri sera avevamo riunito il Comitato Operativo della Protezione Civile, appena la situazione era emersa in tutta la sua evidenza di drammaticità. E il prefetto Gabrielli è, come sapete, dall'alba di stamani in Sardegna a coordinare le operazioni. Operazioni che in questo momento ovviamente sono legate soprattutto all'emergenza. L'emergenza vuol dire il salvataggio di tutte le vite umane e soprattutto poi l'assistenza alle popolazioni sfollate, evacuate, purtroppo tante persone, così come purtroppo le vittime sono salite nella notte a un numero drammatico. E voglio qui riconfermare a nome di tutto il Consiglio dei Ministri la vicinanza alle famiglie, alle popolazioni. E poi terzo elemento, la viabilità che è stata interrotta, sia la viabilità principale che quella secondaria e vari punti delle zone colpite. Abbiamo deciso lo stanziamento immediato per la immediata emergenza di 20 milioni di euro. Questa scelta ovviamente riguarda l'immediato intervento, non riguarda poi tutto ciò che avrà a che vedere con l'eventuale lavoro di ricostruzione, per il quale ovviamente c'è bisogno di avere poi più in là le stime necessarie. Sono stato in contatto stanotte, stamattina, oltre che con il prefetto Gabrielli, anche con il presidente della regione e con il sindaco di Olbia. Ho sentito tutti anche pochi minuti fa e naturalmente stiamo dall'inizio seguendo questa drammatica vicenda che, come avete visto e come sapete, ha delle dinamiche fattuali assolutamente straordinarie in termini di quantitativo di acqua che è caduta su quelle zone e ovviamente l'impegno è l'impegno massimo, perché fin dall'inizio abbiamo capito che questa vicenda andava gestita con un impegno nazionale come quello, per l'appunto, che a partire dalla presenza del prefetto Gabrielli stiamo cercando di garantire. Voglio ringraziare tutti i volontari della Protezione Civile, tutti i funzionari, tutti i rappresentanti delle forze armate che stanno operando in queste ore di grandissima difficoltà, e credo che questo impegno debba essere un impegno che veda tutti noi con la massima determinazione, proprio per la assoluta straordinarietà di questo evento alluvionale che ha colpito la Sardegna. Per adesso mi fermo qui, poi ovviamente continueremo a seguire durante tutta la giornata queste vicende e poi daremo, se del caso, ulteriori comunicazioni delle decisioni che il governo ha preso, prende o prenderà. Per poter dare... Ma ovviamente la questione del patto di stabilità è una questione che riguarda la parte legata alla ricostruzione, quindi è una questione che vedremo in un secondo momento, ma funziona sempre così, cioè quando succede una situazione calamitosa come questa, per tutta l'azione di ricostruzione, l'allentamento del patto di stabilità, del vincolo del patto di stabilità per i comuni toccati è una conseguenza che considero assolutamente naturale, però ripeto, non è una decisione che riguarda subito la dichiarazione di stato di emergenza. Questa riguarda soprattutto oggi l'allocazione di questi 20 milioni di euro, un quantitativo che in questo momento crediamo essere necessario per gli interventi primari, essenziali, che ripeto sono quelli di intervento di salvataggio delle vite umane, sono quelli di assistenza alle popolazioni sfollate e sono quelli di ripristino della viabilità ordinaria e straordinaria che in questo momento sta vivendo una situazione drammatica di blocco, cosa che rende molto più complessi il lavoro di intervento e di salvataggio delle persone e di assistenza alle vite umane. L'impegno dell'intera comunità nazionale è in questo momento totale, perché quello che è successo in Sardegna nella giornata di ieri, nella notte, ha purtroppo avuto una
intensità assolutamente drammatica e straordinaria, e quindi credo che il lavoro di tutti vada oggi indirizzato e nei prossimi giorni in quella direzione. Come? Sicuramente sì, ma adesso vediamo passo passo l'evoluzione delle cose, quindi bisogna ora per ora stabilire quali sono le necessità. La prima necessità era ieri sera il comitato operativo della Protezione Civile che abbiamo riunito appunto ieri, e poi tutti gli eventi che hanno portato subito alla dichiarazione di stato di emergenza e all'allocazione delle prime risorse, e sono in contatto continuo praticamente col prefetto Gabrielli. Ci risentiremo più tardi per gli ulteriori passaggi e le ulteriori decisioni che dobbiamo assumere. Grazie.